Ciao ragazzi, sono Falcone Aurori, sono qua con un nuovo immancabile episodio di Bannerlord. Allora, è successo, sono riuscito ad andare dall'altra parte della mappa per ufficializzare la nascita del mio impero. Ok? Quindi è stato ufficialmente fondato il regno dell'acciaio Inox e fin qui ci siamo. Abbiamo un castello al momento. Con 270 persone dentro a difesa, che sta prosperando, sta andando bene, eccetera. Si sta creando anche lentamente un clan di varie persone che ho faticosamente convinto in tipo 2 ore e mezza di gioco che vi ho risparmiato perché le ho fatte a telecamere spente e ho parlato veramente con cani e porci nella speranza che ci fosse qualcuno disposto. Ho pagato cifre esorbitanti, esorbitanti. Per far sì che ci fosse appunto della gente disposta a schierarsi dalla nostra parte e di conseguenza abbiamo tutta una serie di persone che adesso stanno lavorando affinché, tanto però non ho influenza di alcun tipo, non posso far nulla, non posso, allora, sono in lotta con Sturgia. Noi siamo di forza superiore al momento, tant'è che qui è successo il delirio, io appunto tra le mie cose a telecamere spente ho stoppato proprio nel vivo della situazione. Stiamo per conquistare questa città che spero ci darà accesso a tanti denari in più e ci permetterà di allargarci gradualmente perché sembra essere abbastanza impellente la necessità. Ecco perché ho forzato un po'. In sostanza, dal momento in cui ho attivato l'impero, il regno, è scattata una sorta di cospirazione ai nostri danni. Che ogni tot dice stop conspiracy, io non ho idea di come si faccia. C'è questa Istiana che ha rosicato e quindi niente, non è amante dell'acciaio Inox e quindi sta cercando di creare una cospirazione ai nostri danni per cancellarci. E noi non lo permetteremo, o quantomeno proveremo a evitarlo, prendendoci il prima possibile questa cittadina qui, Revil. Tanto qua i nostri si stanno adoperando, qui ci sono 628 persone a difesa. Io direi che si potrebbe anche cominciare eliminando lor signori. No, stanno scappando come maledetti. Fatevi acchiappare che non abbiamo tutto il giorno. Niente, Jawal è uno che cambia idea ogni 3 minuti. È entrato e uscito dal regno. Qualcosa come 600. Ecco, mo non puoi più scappare. Io quello aspettavo. Ha cambiato idea 50 volte. È uno che gli pia così. Ogni tanto entra, ogni tanto esce. Non si è capito bene da che parte stia. Fatto sta che, appunto, adesso è riuscito un'altra volta. Spero che gli altri non seguano il medesimo esempio. Perché. Oh, te fermi? Tutto sto tempo? Dunque, caro, tu potresti anche consegnare le armi. Io ho provato. Mi ha provato a convincerli, a dirgli vieni con me. No, non c'è stato verso. Quindi lui ha detto che vuole morire e a Marcino gli è ripresa. Avrei voluto dire di no, ma purtroppo gli è ripresa. E ogni lord che pia gli dai la capoccia. Si sa, Marcellino è così. Quando non riesce a trattenere la lama, siccome in battaglia non riesce ad affondare tanto quanto vorrebbe. Lo fa inevitabilmente quando la battaglia è ferma. Gli mettono il bersaglio di fronte, gli dicono: senti, Marcelli, basta che abbassi la lama e non puoi sbagliare. E lì, il più delle volte, riesce a trattenersi. Allora, tutti intorno a me, così la cavalleria la facciamo fuori. Mi sono armato di lancia una volta per tutte. Questi io non so perché poi l'IA li faccia correre così nel vuoto, ma va bene uguale, tanto a noi. Ce frega niente. Perché la cavalleria solitamente fa una pessima fine nei primi minuti. Vabbè, possiamo anche avvicinarci un po'. Sto paro disgraziato è venuto in avanscoperta con pessimi risultati. Ecco. Andiamo, andiamo, uomini. Che qua l'impero d'acciaio Inox non si creerà da solo, ma ci vorrà, immagino, parecchia fatica affinché si possa creare. Dunque, adesso noi aspettiamo qua. Perché io adesso ho sta nuova tattica. Che ho visto che mi fa risparmiare un sacco di uomini e di fatica. Ovvero li faccio venire tutti intorno a me. Ed è una sorta di azione che li fa attaccare, però senza esporsi. Quindi io li lascio così. Poi quando si avvicinano abbastanza, parte la carica canonica. E però quando ormai le linee nemiche sono già state
impoverite e rallentate parecchio. Ecco, infatti state vedendo. È capace che manco ci dovremmo sporcare le mani a sto giro. Stanno già fuggendo. Ecco, possiamo adesso. Adesso può anche partire l'assalto netto e definitivo della cavalleria. Benissimo. Tu non può sbagliare da lì. Ho sbagliato. Benissimo, perfetto. Non dovremmo avere neanche un ferito a parte me. Bene. Oh, perfetto. Neanche un singolo ferito. Ma io finché loro hanno da fare li faccio fare, eh. Finiti? Finiti. Ok. Bene. Dunque, allora, io vorrei a questo punto, sei mio prigioniero, ti potrei anche vendere altrove, Però. Qui la nostra armata è oggettivamente molto, molto interessante. È cresciuta di potenzialità, è cresciuta anche di uomini. Tant'è che ho messo tutti i soldati un po' così, più semplici. All'interno del castello come guarnigione, tanto lì carne da macello serve e nulla più. Per il resto, per adesso lo teniamo, ma non so per quanto riuscirò a resistere. Allora, poi 51, dai, non ritardare la sconfitta inevitabile. Oh carissimo, tu c'ero quasi riuscito a convincerti, purtroppo non mi hai dato questa opportunità. E quindi tu, che peraltro dovresti essere a capo della fazione, siamo al buio, è notte e siamo all'interno della foresta. Non so dove siano loro. Portiamo il conflitto da una parte un po' più aperta. Che non mi è chiaro dove siano tutti. Spero che non ci siano. Assalti imprevedibili, ma. Finché non sento le frecce sibilar, io me ne sto abbastanza. Vabbè, sono talmente pochi. Senti, andate, forza, su. Io seguo la truppa che sa già dove. Magari se non pio l'albero in pieno è meglio. Ecco. Niente, io ho questo vizio che non riesco. Ah, ma stanno proprio alla frutta, state. Non si vede niente. Ma stavano a fa' davvero questi? Ma si sono veramente opposti? È finita ancora prima di iniziare. Preso pieno! Bene. Finita? Dai, su quanto ce l'ho a far finire sta cosa? Dai! T'ho visto. Come ho fatto a lisciare? Ma come faccio a lisciarti? Per Diana. Oh, a Marcellì. Ce l'hai sotto. Oh, porca miseria. Bene. Eppure questi sono andati. Sei mio prigioniero. Benissimo, anche tu. E via. Allora. Regluta va benissimo. Qui la gente ancora non si è convinta. Ci sono troppi prigionieri. Sono tre oltre lì, vabbè. Le reclute di Sturgia le possiamo anche lasciare libere di andare. Tanto sono solamente tre e sono anche un branco di gran pipponi, se mi è concesso dirlo. Andiamo a dare una mano. Diamogli una mano. Manda le truppe. Tanto so. Cosa ridicola. È bello vederti, ci credo. Con quello che ti ho pagato, te possino. Bene, le truppe le prendiamo perché tanto non si butta via niente. Qui va benissimo, raccogliamo tutto che a breve ci servirà.
Quanta gente c'è? 600 a difesa. Forza, dai, una mano a lui. Manda le truppe. Bene. Non dimenticherò il tuo aiuto. E ci credo. Sei mio prigioniero. Grazie. Sei mio prigioniero. Anche tu. Io ci ho provato a convincerli tutti. Lo giuro. Sono andato di casa in casa sperando di convincerli. Non c'è stato il minimo verso. Che poi fa? Niente. Perché se è così... Io direi che è rimasto questo, che ne ha 68. Dovremmo riuscire, insomma. Pure te ce l'avamo quasi, voi non lo sapete. Eravamo più lì, prossimi al momento della vittoria, e invece stavamo per convincerlo a venire dalla nostra parte, e invece alla fine, in un colpo di coda di lealtà verso il suo regnante, ha deciso di rimanere legato. Allora, solita tattica che sembra aver pagato piuttosto bene negli ultimi tempi. Si avanza lentamente verso l'obiettivo. Affrecciate con violenza. Ma dove sono? Ah, sono quelli là, infatti. Forza, uomini. Dai, dai. A portata di frecce, ci fermiamo. Credo che qua sia abbastanza. Ci arrivate? Sì. Ok. Da qui i nostri arcieri più abili dovrebbero riuscire. Troppo lontani ancora. Oh, se uno ci riuscisse a un minimo di mira, forse. Finché non cade uno dei loro. Ecco. Partecipo anch'io, dai, al tiro a segno. Vediamo chi ci azzecca prima. Oh, si sono mossi. Si espongono loro. Io pure con l'arco non ne pio mezzo. Oh, ma che davvero? In quel mucchio è più difficile sbagliare, eh? Oh! Attenzione! Qua un po' di perdite le avremo. Non credo tantissime, però... Io comunque quando carico il colpo non lo affonda. Dai. Forza. Oh. Lascia la miseria. Marcellino che mira in quel posto che c'ha. È mio, è mio. Niente. Oh, andiamo. Prende il cavallo però, ovviamente, non lui. L'hanno trambato. Benissimo. È rimasto questo che sta facendo a pezzi parecchi dei nostri. Se stai accollato, lo dico. Ok. Quanti ne abbiamo persi? 4. 4 morti e 5 feriti, però. Cut them down!
Forza, forza. Chi manca? Poi non ho dato la carica prima, ecco perché sono rimasti. Dove sono scappati tutti? Me li sono persi. Ma perché spariamo neve come se non ci fosse. Ma dove stanno? Ma ha preso il cavallo pieno. Come hai osato? Maledetto. Vabbè. Però mi ha lisciato e quindi l'importante è che abbia. Beh, l'importante, ma fatto rosicchia però, perché il cavallo era molto bello. Vabbè, allora dunque, sei prigioniero e siccome l'Oshonek, e lo so, siccome mi hai rovinato il cavallo, per te non ci sarà pietà. Devo dare l'esempio, lo so, mi dispiace. È già tratto tempo che mi trattenevo. Devo dare l'esempio. Prima mi hai fatto credere che ci saremmo schierati dalla stessa parte, che avremmo combattuto insieme. Poi mi hai ucciso il cavallo. Di conseguenza tu non puoi avere alcuna speranza di salvezza. E le regole le mandiamo via, tanto non ci frega niente. Le possiamo anche liberare. Ci prendiamo però quelli un pochino più decenti. E ok, basta. Ok, bene, bene, bene. Allora, direi che siamo arrivati al dunque, no? Un minimo di 16 punti di influenza, manco troppo, onestamente. Potremmo tentare un principio di assedio, perché loro hanno dentro. No, in realtà è una bella guarnigione, a dir la verità. È proprio una bella guarnigione. Perché non posso darti una. Non posso tramortirti? Allora, noi potremmo intanto razziare qua azione ostile e ci prendiamo le loro reclute. Vabbè, mandiamo il gruppo su. Senza che perdiamo tempo. E dunque, prigionieri no. Però paio di prigionieri. Io vorrei andare a vendere i lord, se ci riusciamo. Si sono sprecati proprio, eh. Dunque, la città più vicina in cui andare a vendere è questa. Poraglis. Vabbè, senti, già che. Vabbè, ti risparmio il tempo che vendo. Che vendo i vostri uomini in giro. Allora. Ok. Date via tutti. Questo dovrebbe avermi dato, in teoria, un po' di punti influenza, ne è vero? No, manco per niente. Io non ho ben capito come si raggiunge influenza, allora. Sono un po' confuso a questo punto. Devo dire di sì. Allora, intanto, per non sapere leggere e scrivere, io farei una bella razzia al villaggio. Così. Evitiamo storie. Lì già stanno procedendo i miei. Benissimo, che noi ci serve un po' di cibo per mandare avanti la lunga guerra e soprattutto per evitare che poi ci siano
Proprio, qua si stanno unendo. Unitevi, unitevi. Chiunque voglia venga. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi tipo di impedimento. Tanto spaventati addirittura dall'arrivo dei miei uomini. Allora, la razzia è stata completata. Se riusciamo a liberarci anche di costoro, può partire l'assedio. Arrenditi, niente, non si arrende, non si arrende nessuno. Vabbè, siete in 28. Mi rifiuto di perdere tempo, mi rifiuto. Sei mio prigioniero, a te mi sa che, se ho capito, un po' l'andazzo. Quasi quasi, massiva. Io avrei avuto. Scusate, ma io non ci posso parlare e cercare di convincerlo, arrivati a questo punto. Cioè, l'impero ce l'ho. Cioè, piuttosto che. Arrendetevi, niente, non si arrende nessuno, non si arrende nessuno, ormai diventerò l'uomo più temuto di tutto il regno. Pia tutto. Allora, qui ci sono. A noi una bella città ci servirebbe adesso, obiettivamente. Io dicevo, tu chi sei? Parliamo. Oh, fermi, che forse riusciamo. Allora. Mi stai parlando di tradire? Lo sai, sono un uomo d'onore. Che successo critico, ma era ovvio. Dunque, ho giurato. Se ha mai violato il tuo giuramento, questo ti assolve, ok? Oh, dunque, sono sempre stato al fianco di Simir. Anche se lui non lo può aver fatto sempre. Vabbè, insomma, lo conosce da un po'. Metti i tuoi interessi verso il reame davanti a tutto il resto. Dai, su. Unisciti a noi invece di perdere tempo. Ah, vuole i soldi, pure questo. E quanto vorrebbe di grazia? No. No, non te stai a regolà. Ah, no, 4.000 vorrebbe. Più l'uomo. Ah, quindi vorrebbe. E se io. Questa non mi era mai capitata. No. Canna, canna, che. Chiede pure i cavalli, amatto. Per carità. No. Fermo, fermo, fermo. A canna tutto. Mi sono sbagliato, gli ho dato tutto quello che c'ho. Ma che sei matto? Vabbè, famo prima. Si diceva. I soldi, quanti ne servirebbero semplicemente per. Ah, vabbè, ma il prigioniero è un surplus. Molto surplus. Ecco. No, con 6.000 già gli bastavano. 6.000, ecco. Costi 4 lire, figlio mio. Sei veramente a buon mercato. Niente vuole. Oh, allora. Dai. Offri. Bene. Oh. Abbiamo un altro bellissimo gruppo che si è unito a noi. E io quasi quasi. Il problema è se questi per qualche arcano motivo provassero una qualche tipo di reazione. Se questi escono tutti insieme è un po' un problemino. Allora, due ve li pago perché sono. Un re magnanimo e il resto me li piglio. Dai, su, non mi fate perdere tempo, su. A fare queste inutili resistenze. Oh, ecco, adesso sì. Che si ragione. Quindi, mo me ne posso pure andare. Allora, se
Siamo arrivati a un punto. Oh, Simir. Manchi solo tu. Manchi solo tu, dai. No, no, ma quale pace? Arrendetevi. Attacca, attacca, che faccio? Non me la godo. 100 contro 74, ma la devo godere per forza. In primissima linea. Diamine, eh. Così i nostri uomini livelleranno con violenza. Allora, intorno a me, scudi umani pronti. Oh, dato un bellissimo campo di battaglia. Questo si può veramente far panico. Allora, qua la cavalleria gliela famo fuori al primo giro. Però questi pieni caricano, per cui a me a un certo punto... Piano piano. Per l'acciaio inox! Ecco, il momento... Vai, vai. Benissimo. La facciamo? Perfetto. La loro cavalleria è praticamente morta. Bene. Possiamo avanzare lentamente. Abbiamo avuto un morto e un ferito, in questo primo scambio. Loro un morto e tre feriti. Però, insomma, fanno quasi pena loro, eh. Avanziamo, avanziamo. Allora, qua rallentiamo. Arcieri, mirare, scoccare. Ci si arriva? Come faccio a non prenderli da qui? Sono talmente tanti che non si può non prendere. Cioè, aspettate. 3, 2, 1. Vabbè, dai, si può pure partire. Ha dato un via un po'. Io non capisco che Camarcino gli è. Gli resta in canna al colpo ogni volta. Io premo, ma non... Se ha gente davanti, non... Mi trovo meglio con la spada, io comunque, devo dire la verità. Per quanto tendessi... Guarda che roba, ma guarda che roba! Niente, mi hanno levato il colpo sotto... Proprio sotto gli occhi. Posso? Oh. Manco quelli che non rispondono. Tiè, guarda che roba. Guarda che roba. Vabbè. Marcellino, pietà. Niente, non ce la fa. Scusate, eh. Mo' è fatto di principio perché... Niente, vabbè. Io comunque mi riprenderò la spada. Temo che mi riprenderò la spada. Comunque due morti. Uno nell'assalto iniziale e l'altro durante il panico generale. Poteva andare decisamente peggio. Comunque ammazza. Un'armata adesso incredibile. Bene. Allora. Direi che possiamo livellare tutti in modo tale da non averci alcun tipo di problema. Né ora né mai. Arcieri ce l'abbiamo. Ok. Anche perché adesso, se vogliamo provare questo assalto alla città, che non sarà facile, Partiamo da questo presupposto, che non sarà affatto semplice, ma bisogna provarci. Noi ci proveremo, seppur con fatica, e sono convinto che qualche piccola soddisfazione forse
Ci riusciva. Vabbè, senti, Simir, tu, siccome hai combattuto bene, penso che tu possa meritarti un posto all'inferno nell'immediato. Eccoci qua. Benissimo. E pure Dasis. Arrivederci. 3, 2, 1. Ali! Bene. Giusto per far capire, insomma, che cosa accadrà a coloro che non vogliono aprirci le porte della città qualora dovessimo riuscire a entrare. Detto ciò, abbiamo l'influenza necessaria per fare un'armata. 31 di influenza. Ah, dunque, armi. No, costa un botto fare l'armata che non abbiamo. Vabbè. Si uniranno a noi? Questa è la grande domanda che mi pongo. Perché io con 100 uomini contro 600 se fa fatica. Valla, valla, vieni qua, valla. Vieni qua. Ok, diamogli una mano. Manda le truppe. Perfetto. Eppure qui. Prego, prego, prego. Io avevo provato anche a sposarti, ma non c'è stato verso, non c'è stato verso. Spiace, sarebbe stato... Le nostre vite insieme avrebbero potuto regalarci tantissime gioie, ma purtroppo per te ci saranno solamente dolori. Hai rifiutato Marcellino e questo è quello che... È peggio di Enrico VIII, Marcellino, eh? È peggio di Enrico VIII. Loro ancora non lo sanno, il mondo deve ancora scoprire gli orrori di Marcellino, ma... Allora, io mi devo andare a fare un attimino di scorta di uomini, perché se vogliamo tentare un assedio, bisogna per forza di cose. Intanto il castello vedo che prosegue bene, tutto in ordine, ho potenziato tutto al massimo, perché non ci sono problemi. E la guarnigione, io devo prendere un po' di gente dalla guarnigione, dunque mi prendo i volontari. 43, dovremmo stare... No. Forse. Ci siamo? 128 più 27 sono 155, quindi altri 10. E ci prendiamo sti 5 e 5 di questi. Perfetto. Arrivederci. Vediamo. Sono 600 persone. Che se mi escono in spazi aperti... Artimendros è stato catturato. Ma Artimendros... in là. Ah, è il mio primo compagno d'armi. Allora. Già è fuggito. Tra l'altro però aspetterei un attimino perché sti 24 feriti... Ecco di qua, io ti aspettavo, a te ti aspettavo. Che uscissi fuori dalla tua tana maledetta e ti sei messo in un angolino molto molto scomodo. E arrenditi o muori, niente, non... Ma te puoi presentare con non avrò pietà, siete in 21, che devi fare? Che devi fare? Sei mio prigioniero e siccome c'hai un baffo improponibile per questa particolare epoca, io devo dire che ti condanno. Sì, ti condanno per forza, non puoi giracco qua la faccia. Però aspetta un attimino. Ti concedo il beneficio del dubbio per pochi secondi ancora, giusto per verificare che chissà, magari ci sia modo di fare. Valla a capì. No, niente, non c'è modo di interagire. E allora, se non vi è modo di interagire, intanto questo, la Menon con quei baffi, te faccio un favore. Credimi, ti sto facendo un favore, non è un torto quello che ti faccio. E 621. Raga, io farei una bella cosa. Intanto un bel salvataggio preventivo, perché magari è una follia quella che sto facendo, ma io credo che la città possa essere assediata. Credo che possa essere assediata. E lo facciamo con due dei trabucchi. Ecco. Onestamente credo che per quanto la guarnigione sia ampia, insomma, ci siano i margini per poter fare
più di qualcosa, no? È vero che loro sono tanti, ma noi siamo organizzati. Ecco, questo è un po'... Non hanno alleati. C'hanno solamente questa singola città, gli è rimasta. So usciti. So usciti. E... So usciti. Oh, io ci provo. Mal che vada. No, perché, insomma, un test per capire fino a che punto siamo pronti o se c'è bisogno di rimandare questo tipo di cose a un momento più avanzato, poi, insomma. No, sono loro che stanno a uscire, per cui l'importante è... Calma. Gli arcieri lì. Così. Spostiamoci alle porte. La prima volta che faccio una cosa un po' più strutturata, ma se vogliamo avere una chance, temo ci sia bisogno di un minimo di strategia in più. Ecco. Mettiamola così. So tanti veri, eh. So tanti veri. Ok. Ce la faremo? Ed è dura, eh. Obiettivamente è dura. La cavalleria, addosso, addosso, addosso. Oh, i cavalieri perché non cavalierano? Ho l'impressione che sia un po' problematico contro così tanti nemici. Ci vorrebbe veramente una sorta di miracolo. Che trovo... Portacci vostra. No, mi sa che... Io comunque mi devo fare un po' di battaglia. Adesso sfrutterò il tempo che ci separa dal prossimo episodio. Porca miseria, niente. Che ci sarà dal prossimo episodio per... provare un po' di battaglie così. Proprio il sistema di combattimento. Perché non si può fare. Non si può fare, decisamente non si può fare. Ma poi perché stanno aumentando invece di diminuire loro? Non ha molto senso tutto ciò. No, non si può fare, benissimo, non si può fare. Signori, io direi che su questa sconfitta dove non si può fare, abbiamo capito che la questione è un po' più complicata di quanto la stessi facendo io. Per cui l'assedio adesso resta fuori discussione, quantomeno resta fuori discussione per un tipo di città così, così protetta, ecco. Sono decisamente troppi e io devo capire come gestire meglio le mie unità, perché non è fattibile una roba del genere. Speravo di, ma non riesco a capire bene il funzionamento dei vari tasti, per quanto non è che abbia approfondito granché, ma sono andato un po' a memoria, un po' a logica, ma non si riesce. Sono 621, sarà necessario, insomma, o diventare tanti tanti di più o non lo so, ecco. Il problema è che io ho un po' di ansia perché mi sento circondato e questo fatto della cospirazione ai miei danni un pochino mi perplime in questo momento e mi preoccupa tanto, dico la verità. Quello che ho cercato di forzare un po', ma temo che non si possa fare, o quantomeno non per ora, ecco. Intanto io recluterei un po' di truppe. No, in realtà però no, non ho spazio, per cui... Allora, intanto diamo un'occhiatina al regno, perché c'è il discorso del potremmo anche ottenere quel castello in altro modo. No? Eliminando tutti i membri di Sturgia
È rimasto solo Mimir. Dov'è? L'hanno visto a Revil. Vabbè, serve Mimir. Se acchiappiamo Mimir è fatta. Però Mimir non sembra esserci da ste parti. Per ora no. C'è Voleos. Ma tu dentro non ci andrai mai, mio caro. Ma tu lo scordi proprio. No, Mimir non c'è. Vabbè. Non c'è. Se riuscissimo a capire. Niente. È finito il tempo per la quest. Benissimo, che cosa sta per accadermi quindi? Sì, però ragazzi, ti prego. Io questa cosa la Benny Hill mi manda al manicomio. Veramente mi manda al manicomio. E fermate! Mortaccio. Quello è Milos. Mimir! Mimir, non fuggire dal tuo destino, che se ti taglio la testa il castello sarà mio. Allora. Proviamo a forzare un po' questa successione, eh? Che secondo me può essere un buonissimo momento. E vabbè, so 66, so. Comunque, simulando si perde sempre un botto di gente. Allora, visto che Mimir è il capo clan, ho troppi prigionieri. Ma come? Ah, due di troppo, vabbè, uno. E due. No, sempre troppi. Ce n'è uno di troppo. Ok. E a questo punto deduco che si potrebbe. Tagliarla. Intanto Milos, giusto per evitare che ci sia una successione immediata. Non riesco a cliccarti. Non riesco a cliccarti. Fatti cliccare, maledetto. Vabbè, diamo una mano. Manda le truppe. C'è tutto il gruppo praticamente. Ok. Lui ci ringrazia. Qua stiamo a 150, per cui qualcuno può salire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Prendiamoli tutti. Ok. Dunque, si diceva, allora io adesso devo assolutamente eliminare Mimir. Caro, lo so. Così forse il castello passa in mano mia? No, ancora no. Velos, io vi farò fuori uno dopo l'altro. Finché potrò. E fermo. Guarda che roba, ma guarda. Sti momenti Benny Hill inutili, no? Tutti appresso a uno. Per poi fare che cosa? Buttarsi giù? Cioè, veramente patetico. Fatelo dire, sei patetico. Bene. Andros, tu ci hai fatto perdere tanto di quel tempo. Pure Voleos, ma sì, ma allora, io li porterei se, tutti di fronte alla città. Che siccome a Marcellino piacciono le cose un po' così spettacolari, adesso noi li portiamo davanti alle porte della città e li impaliamo precisamente lì. Giusto per mandare un segnale rassicurante alla popolazione, no? Ci vuole anche un po' di. Un minimo di. Eh? Oh, Asta! Asta, vieni qui, Asta, che manchi solo tu per la riunione di famiglia, su! Oh, Asta, ho provato a sposare anche te. Ma non c'è stato. Ma non c'è stato verso. E quindi, purtroppo. Purtroppo, dico purtroppo perché vorrei tanto non doverlo fare, però.
Però, Asta non è che fosse proprio il mio ideale di donna, però c'era in lei la possibilità di ottenere questa città senza spargimenti di sangue. Lei mi ha rifiutato, o meglio, non si è capito come chiede sto benedetto matrimonio, e quindi le cose sono finite ancora prima di iniziare. Io direi che potremmo procedere con l'eliminazione di chiunque si pari dinanzi a noi. Arrivano? Arriva uno. Attaccare, attaccare. Signori, potete anche procedere. Procedere. Non è che abbiamo grandi arcieri con una mira così straordinaria, eh? Vabbè, andiamo, va. Tanto qui se no si fa notte, se no. Oh, uno pieno, dai. Io non capisco che Marcello c'ha questo, c'ha questa sorta di limite motorio che gli impedisce di caricare con la giusta precisione. Vabbè. Comunque la lancia è veramente quanto di più fastidioso esista in questo universo. Di una lentezza disarmante nella preparazione al colpo. Io rivoglio la mia spada. Ma posso dire? Che rivoglio la mia spada. Lisciavo, ma almeno i movimenti erano compatibili con quello che desideravo. Qui invece ogni tanto gli resta il gomito del tennista e non riesce ad allungarlo. Sei mia prigioniera, benissimo. Allora, adesso ce ne andiamo tutti di fronte alle mura del castello e cancelliamo la dinastia degli Sturgia. Che bel pomeriggio che vi regalo. Che bella nottata. Dunque, la regola la livelliamo. Ok. L'arciere Sturgia. Il looter non ce non lo posso... Il berserker può migliorare. Ci sono diversi... Oh, vedi che qui hanno livellato tutti. Allora, 1, 2, 3. Quanti siamo? Io ho voglia ancora. Li posso promuovere praticamente tutti. Allora, non ho preso i prigionieri, vabbè. Poco importa. Tutto sto casino per liberare spazio e poi... Dunque, allora ci mettiamo qui e giochiamo al gioco dell'indovina chi. Intanto scusate un attimo, che dice? Qui continua il piano di Stiana. Allora, io direi che possiamo procedere con... Allora, ai baffi non visibili che io sappia, quindi la prima tocca a lei. Non era lei che c'è. Dunque, lui ha i baffi, ma io passerei prima con coloro che mi hanno rifiutato. Benissimo. 2 e poi Voleos. A cui abbiamo lasciato il piacere di guardare mentre ci occupavamo di tutti quelli che potevano portare avanti la dinastia. È finito? No. Chi manca ancora? Quanti ce ne stanno che vogliono ancora... portare avanti la dinastia degli Sturgia, che poi dipende tutto da quello. Allora vediamo chi è rimasto in casa Sturgia, clan, no, facciamo regni Sturgia, sorry, Alvar. Sono ancora un botto, sono ancora un botto, devo dire. C'è Olek, Alvar, Siga, Godun, Tovi e Sve. Qui va voglia, prima che li pulisco tutti. Ci vorrà un po'. Temo che ci vorrà un po'. Però tanto noi i Mastrotas, se c'è una cosa che non gli è mai mancata è la pazienza. E quindi noi, questi qua, vado a esigere. No, qui abbiamo già razziato. E non c'è moltissimissimo da fare qui, eh. Io mi sa che a telecamere spente continuerò le razzie.
nella speranza prima o poi di conquistarmi quel che serve, perché qua sono troppi. Il clan è ancora di tier 4 e non riesco a farlo salire con rapidità. Qui ormai siamo di livello 15 pieno, ma grandi cose non ne posso fare. Mi serve una città. C'è poco da fare. L'unica cosa secondo me è eliminarli una alla volta e sperare che questa volta, per una volta, mi diano la benedetta città una volta eliminati tutti. Perché se per la seconda volta io mi ritrovo senza la città, che magari viene assegnata a qualcun altro, questa volta sclero forte. Perché prima, vabbè, l'impero non c'era e lo posso accettare che fosse stato assegnato in maniera un po' così, poco chiara, ma a sto giro no. Per cui, ragazzi, io per adesso mi fermo e fatemi sapere dritte, suggerimenti, come sempre. Io ovviamente, purtroppo, leggerò sempre in ritardo rispetto alla messa online perché sto giocando in continuazione. E cosa è successo? Non riesco proprio, per quanto io mi stia sforzando, non riesco a non giocarci. Per cui andrò avanti e ovviamente registrerò prima che voi possiate vedere altro. Qui le cose proseguono. Se noi riuscissimo ad allargarci pure alla prima città con altri due villaggi, decollerebbe tutto il progetto. Tutto decollerebbe. Milos. Fermo. Devo aggiungere. Ho un'altra testa da aggiungere alla lista. Ce l'abbiamo. Manda le truppe. Ok. Eppure qui sei il mio prigioniero, ma quale ti lascio andare? Hai combattuto bene, ma che siamo? Una cosa no, qui o si vince o si finisce appesi. Benissimo. Hanno fatto male quando potevano tutti quanti a lasciarci vivi. Avrebbero dovuto cancellarci, invece non l'hanno fatto. E se ne saranno senz'altro pentiti, ma è la sorte che toccherà a tutti. Tempo al tempo. Mi devo solamente trovare un modo per far salire il livello del clan, così da poter portare più persone contemporaneamente. Ma non appena ciò accadrà, ci divertiremo non poco. Per cui, per adesso io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima.